Bene, carissimi, sono contento che a quest'ultimo appuntamento siete venuti così numerosi. Ci sono anche i bambini, i ragazzi, i giovani, insomma il popolo di Radio Maria, anche perché sono un po' più liberi dalla scuola, no, adesso. Siamo nella novena che ci porta al 25 giugno, che è il 35esimo anniversario dell'apparizione di Medjugorje. Un tempo lunghissimo, inimmaginabile all'inizio, non sappiamo quanto si prolungherà nel futuro. Fare previsioni non serve. Questa sera vorrei fare una chiacchierata su questo argomento, perché come sapete Papa Francesco, di ritorno da Sarajevo, aveva detto che la Chiesa stava per prendere una decisione, che però non c'è stata. E perché non c'è stata? Perché evidentemente non ha ritenuto, non so cosa ha ritenuto, però io sono certo che il Papa e la Madonna fanno sempre le cose insieme. Che il Papa e la Madonna sono sempre d'accordo. Difatti per ben due volte la Regina della Pace è invitato a pregare per il suo amatissimo Papa e per la sua missione, la missione della pace, per la sua missione, il rinnovamento della Chiesa. Quindi l'ha chiamato il mio amatissimo Santo Padre. Questo per dire che lui è il Papa, lui è il Santo Padre, che da lei è amatissimo, e fa sempre le cose insieme. Ad ogni modo, quello che la Chiesa dice è, per noi, è un obbligo di coscienza ascoltarlo. Quindi io, come soldato obbediente, qualsiasi cosa dica la Chiesa, io faccio come Garibaldi ateano, no? Con Vittorio Emanuele, obbedisco. Però questa sera vorrei fare una testimonianza personale, che non assolutamente non mette in dubbio che quello che la Chiesa dice e afferma è quella che va seguita. Le testimonianze personali sono convinzioni personali che uno matura. Ad ogni modo, per chi non fosse aggiornato, sappia che la Chiesa lascia assolutamente liberi di credere o di non credere, che la Chiesa lascia assolutamente liberi di andare a Medjugorje, che la Chiesa anzi invita i sacerdoti ad accompagnare i pellegrinaggi, perché ovviamente i pellegrini che arrivano a Medjugorje e vogliono confessarsi devono trovare dei pastori disposti alle confessioni. Quindi questo è il clima di libertà nel quale si continua a camminare tutti insieme, e che permette alla Madonna di realizzare il suo piano, insomma, che è un piano di salvezza per la nostra generazione, ed è comunque un piano di salvezza non solo per la Chiesa, ma per il mondo intero, perché questo è diciamo così, è la caratteristica di questo piano da Fatima a Medjugorje, che è un piano di salvezza per il mondo. Per il mondo. Noi lo sappiamo che già Fatima era entrata nella profezia di Fatima, la grande apostasia del comunismo, della Russia, e poi successivamente la sua conversione. È entrata nella visione della Madonna, nella profezia della Madonna, la seconda guerra mondiale, che potevamo evitare se ci fossimo convertiti. Quindi, e questo è quanto ora sta continuando. Cioè la Madonna è qui per salvare le anime, questo è il compito, è quello che sta più a cuore alla Madonna evidentemente, perché come lei ha detto a Fatima, ha ripetuto a Medjugorje, oggi molti vanno all'inferno. Sono frasi di una pesantezza tremenda, perché ha detto la maggior parte delle persone quando muore va in purgatorio e un numero ugualmente grande va all'inferno. Solo una piccola parte va direttamente in paradiso. Quindi questo è
ciò che sta a cuore alla Madonna prima di tutto, ma sta a cuore anche la pace nel mondo, perché la caratteristica appunto di questo Pelo di Maria è salvare, l'umanità dall'autodistruzione, che è comunque nelle possibilità del futuro, cioè l'autodistruzione non è un tema dei film apocalittici, l'autodistruzione è una possibilità concreta che abbiamo in mano. Difatti già nel 1991 la Madonna aveva detto che il Sardar vuole distruggere il pianeta sul quale vivete, era l'anno in cui crollò l'Unione Sovietica, quindi. E quindi è qui per salvare il mondo ed è qui per dirci che se accederemo il re della pace, che è Gesù Cristo, questo secolo, quindi non fra mille anni, sarà un secolo di pace e di prosperità. E quindi questo è il futuro che la Madonna vuole preparare per i figli dei nostri figli. Ecco, però ovviamente questo lo può fare con noi, con la nostra collaborazione. L'importanza di questa presenza della Madonna è fuori discussione, cioè una grazia immensa che ha avuto la nostra generazione, anche se un numero enorme, come lei ha detto, neanche la prende in considerazione. Che la Madonna realizzi questo piano è fuori discussione, cioè nulla la può fermare, anzi, dobbiamo dire, nulla l'ha fermata in questi 35 anni, nulla e nessuno la fermerà, lei realizzerà quello che ha detto. Pensate che ha detto nell'ottobre 1981, ha detto il popolo russo sarà il popolo che più onorerà Dio, ha detto, e poi ha rovesciato la frittata. L'Occidente, ha detto, è cresciuto tecnicamente, ma senza Dio, come se lui non fosse il creatore. Quindi questa è ovviamente una visione straordinaria, che non è soltanto una profezia, è un piano che lei realizza. Cioè, Madonna ha realizzato questo piano che è straordinario, che ovviamente è un piano da vedere in contrasto con l'altro piano, quello del maligno, che è riuscito a sedurre l'Occidente, a diffondere l'apostasia, a creare un mondo nuovo senza Dio e che sta preparando l'autodistruzione. Insomma, questa è, ho visto proprio qualche giorno fa un filmato, perché nel mese di maggio andiamo solo mattino presto sulla montagna di prime apparizioni, Ivan con i fedeli che volevano andare, poi Ivan alla fine del rosario diceva alcune parole, appunto lui ha detto preghiamo perché la Madonna ha detto che il mondo è a rischio di autodistruzione, quindi sono cose che riguardano non soltanto i fedeli ma la Chiesa tutta ma anche il mondo intero. Allora, io questa sera volevo fare un piccolo discorso sulla credibilità di Medjugorje. Io dico quello che penso, perché non è che siccome la Chiesa lascia libera di parlare, io parlo liberamente. Io dico la credibilità di Medjugorje è sotto il profilo razionale al 100%. Non c'è nessuna possibilità, a mio parere, sotto il profilo razionale dico, non c'è nessuna possibilità che non ci sia la Madonna. Questo è quello che penso io. Le argomentazioni ve le porterò nel prossimo libro che uscirà il prossimo anno e che ho già finito. Però vorrei fare, prima di tutto, dirvi una cosa molto semplice. Io credo a Medjugorje perché ho ricevuto delle grazie, per cui quando uno riceve determinate grazie, cosa volete? Uno che riceve determinate grazie le riceve, quindi a Medjugorje ho ricevuto determinate grazie, per cui non potrei non credere, neanche se mi buttano il fucile alla schiena, capito? Ecco, quindi questo è il motivo per cui io ci credo. Poi io non sono uno che va in cerca di segni, non mi ha mai interessato, neanche le guarigioni mi hanno interessato.
Sì, mi hanno interessato, ma non è che... Cioè, le grazie vere sono quelle dei cuori che si aprono a Dio. Quelle sono le grandi grazie. Le grazie per cui uno cresce nella conoscenza di Dio, nell'amore di Dio. Queste sono le grazie, capito? Quelle grazie per cui tu sperimenti il paradiso, sperimenti l'aldilà, che c'è l'eternità, sperimenti quanto Dio ti ama. Queste sono le grazie, indiscutibili, perché non ci si può sbagliare su queste cose. Perché se io vedo il sole che gira, mi dico, ma per caso mica dovrò andare dall'oculista? Come dicevano gli antichi greci, delle cose sensibili c'è l'opinione, ma delle cose interiori c'è la certezza. Quindi questo per me è il motivo per cui, diciamo così, dico la credibilità per me è al 100%, prima di tutto per le grazie che ho ricevuto. Ecco, spero che la Madonna mi dia la grazia di perseverare, insomma, sempre, fino a, perché insomma il cammino è lungo. E poi anche il diavolo fa la sua parte, insomma. E poi devo anche dire, e qui adesso comincio a fare, quindi questo è il motivo per cui io dico credo, perché ho ricevuto grazie, le mie più grandi grazie le ho ricevute tutte a Međugorje. E quindi non si scappa da lì. Poi, sotto il profilo razionale, io devo fare anche un'altra considerazione di carattere personale. Cioè, io sono una persona che comunque sono sveglia, cioè non è che sia un imbecille, cioè sono uno sveglio, cioè non è che impieghi dei secoli per capire chi è una persona, capito? No, ma poi me la può contare 5 minuti, 10, un quarto d'ora, poi so chi è, non si scappa da lì. E sono attento, poi insomma sono addestrato dal ministero. Io da quando sono a Međugorje, dal 1985 ad oggi, mai mi è fischiato l'orecchio. Sapete cosa significa fischiare l'orecchio? Cioè mai ho colto qualcosa che mi ha fatto capire qui c'è qualche inganno, qui qualcuno bara, qui qualcuno dice le bugie, mai. Eppure li conosco bene i ragazzi, meglio di qualsiasi altro. Invece li conosco meglio di qualsiasi altro, perché li conosco proprio nei loro difetti. Molto oggi piglierei il bastone in certe occasioni, però nulla della loro umanità, nulla mi ha mai fatto capire, anche in cose criticabili. No, scusate, allora scusate, perché gli apostoli che andavano dietro Gesù non erano criticabili, ma per carità, erano molto criticabili. Sotto il profilo del cammino spirituale erano molto indietro, però erano, Gesù li ha scelti, erano apostoli, no? Quindi a me mi ha mai fischiato l'orecchio nei comportamenti, una contraddizione, l'ho mai sentito, non c'è mai stata, l'ho intervistato tutti anche lungamente, poi di alcuni poi sono, diciamo così, per grazie di Dio sono amico, quindi c'è come una conversazione che si fa con le persone di famiglia, insomma, non è che lì a me non è mai fischiato l'orecchio, cioè non poi ho frequentato le famiglie, cioè io a Međugorje sono mai andato da pellegrino, io sono andato nelle famiglie, mangiavo con le famiglie dei ragazzi e parlavo croato. Non c'è posto migliore dove per sapere come stanno le cose che andare nelle famiglie, parlare con papà, con la mamma, con i fratelli, con tutta la compagnia, no? Questo lo dico perché se ci fosse stato qualcosa che mi avesse in qualche modo turbato, io sono uno che non scherza, cioè non lo dico, cioè chiamo chi deve chiamare, dico scusa, qui come stanno le cose, capito? Non è che non scherzo su queste cose qua. Non mi va di essere ingannato, perché non mi va di ingannare gli altri, insomma, ecco. Quindi non mi è mai fischiato l'orecchio, e questo è comunque, sono motivi personali, però ci sono delle considerazioni obiettive da fare, e queste sono molto importanti, perché sa, la mia testimonianza personale può valere, però è una testimonianza personale, capito? Altri potrebbero dire altre cose, però... La prima considerazione che vorrei fare è la lunghezza del tempo di questa apparizione. Cioè, sono 35 anni. Il proverbio dice,
il tempo è galantuomo. Se c'era un inganno, saltava fuori. Parlo anche di ingannare il diavolo, perché poi il diavolo ha fretta, non è che la tira molto per le lunghe. Se c'era un inganno, saltava fuori. Ma poi soprattutto, in tutto questo tempo, noi abbiamo visto che, come si dice, una fiammella è cresciuta e si è ingrandita, è diventata una luce che abbraccia tutto il mondo. Tu hai visto questo processo di dilatazione, di conquista dei cuori in tutto questo periodo, in questo lungo tempo, per cui voi pensate come voi pensate cos'era il mondo nel 1981 e cos'è il mondo oggi. È un mondo totalmente diverso oggi, non c'è paragone. Pensate com'erano i ragazzi allora, dei ragazzini, oggi sono padri di famiglia e non sono mai cambiati, non hanno mai cambiato una parola, non si sono mai stancati, non si sono mai dedicati all'altro, sono rimasti i servi fedeli della Madonna. Cioè è cambiato il mondo, è cambiata la Chiesa, è cambiata la società, ma non, come si dice, la presenza della regina della pace si è dilatata, anzi, man mano che il tempo passa, è sempre più attuale. Ma scusate, ma guardate che oggi, al di là di quel che dicono e fanno, oggi noi non abbiamo mica, cioè io oggi è inutile che uno parli, cioè oggi noi non possiamo scommettere sul futuro. Noi non possiamo scommettere che il mondo andrà avanti. Basta che si dilati la crisi economica, che crescono gli appetiti e si va a una guerra mondiale che distrugge il mondo. Questo è qualcosa che sta crescendo, che si vede. Anzi, vorrei dire che è tale la situazione oggi che non c'è nessuno, neanche più l'uomo più potente che potrebbe essere il presidente americano, che è in grado di cambiare le cose come stanno. Cioè che è in grado di come si dice, che è in grado di scongiurare il pericolo di autodistruzione che cresce di giorno in giorno. Nessuno è in grado di fare questo oggi, di scongiurare il pericolo di autodistruzione che oggi i paesi che vogliono gli armamenti nucleari, per fini terroristi cercano gli armamenti nucleari. Questa è una corsa sfrenata che nessuno riesce a fermare. Non dimenticate che la Madonna è qui come regina della pace. Cioè dunque, io dico, il messaggio della regina della pace del 26 giugno, quando è apparsa per la seconda volta in quel pomeriggio e la seconda volta a Maria, piangendo, è la prima volta che la Madonna è apparsa piangendo, anche l'ultima lì a Međugorje, il messaggio della pace allora, cioè pace con Dio e pace fra di voi, oggi è più che mai attuale. Cioè oggi solo la Madonna è in grado di salvare l'umanità. Solo la Madonna è in grado, perché il dilagare dell'apostasia, dell'incredulità, della cupidigia, della superbia, della prepotenza e il vento pernicioso dell'odio, come lei dice, nessuno riesce a fermarlo, se non lei e tutti quelli che con lei si convertono, testimoniano e sono gli apostoli dell'amore, i portatori della fede e i testimoni della pace. Quindi tu hai visto in tutto questo tempo non solo il fenomeno si è spento, è entrata in una involuzione, è passato nel dimenticatoio, scusate. Quando è che è morto il povero Marco Pannella? 15 giorni fa? Chi ne parla? Nessuno ne parla. Quando è morto Casaleggio? Un mese fa? Chi ne parla? Poi nessuno ne parla. Cioè, le cose umane periscono dall'oggi al domani. Ma la Madonna, man mano che, da quando è venuta qui, sta conquistando il mondo, anzi ormai c'è, ma almeno da parte mia sicuramente, c'è questa convinzione
che solo la Madonna può salvarci. Solo la Madonna può salvare il futuro del mondo. Solo la Madonna può garantire al mondo un futuro. Solo lei è in grado di contrastare Satana che vuol mettersi al posto di Dio. Solo lei. Nessun altro che lei può farlo. Allora, quindi il tempo, questa lunga permanenza di Maria è testimone della verità delle apparizioni, cioè il tempo non ha corroso, il tempo non ha stancato, il tempo ha purificato, ha setacciato, e per cui noi vediamo che dopo così tanti anni questa realtà è sempre più, come si dice, è sempre più attuale, è sempre più necessaria. Oserei dire, guai se non ci fosse la Madonna, guai se Dio non avesse mandato qui sulla terra la Madonna, guai a noi, guai alla nostra generazione se non ci fosse la Madonna. Dunque questo è il tempo che passa, c'è niente da fare, è quello che dimostra la verità d'un evento, questa eterna giovinezza di Maria. Pensate la gente che è andata a Međugorje in questi 35 anni, possiamo dire sono andati più di 50 milioni di persone, perché sono state meno fino a 2 anni fa il livello di 3 milioni all'anno. Pensate quante sono morte, quante sono andate in paradiso, quante nuove sono venute. Ogni volta che si va a Međugorje c'è la riunione del capannone, si dice: chi è che viene per la prima volta? Il 90% alza la mano, viene per la prima volta. Queste cose qui, perché questi sempreverdi? Questo sempreverde, perché? Perché c'è la Madonna. Perché c'è la Madonna? Perché è viva, è presente in mezzo a noi. Quindi il tempo è un grande galantuomo, ed è, a mio parere, questa lunga permanenza ti dice molto sulla verità delle apparizioni. Guardate che io non, come vedete, io come segno di credibilità non porto quelli che normalmente portano i libri, cioè io sto lì a dire ma il sole girava di qua, o anche fenomeni di primi tempi quando si appariva nel cielo scritta in lettere d'oro la parola Mir, le guarigioni. Ma io stesso ho visto una persona in carrozzella, una ragazza di 20 anni che correva, che si è messa a correre, cioè guarigioni anche importanti, anche da tumori, da tutto. Ma quante ce ne sono state, quante ce ne sono? Però non nomino queste cose perché sono importanti, però per me ci sono argomenti ancora più importanti. Uno di questi argomenti, uno di questi motivi di credibilità, sapete qual è? È come in questi 35 anni la Madonna ha sviluppato il suo piano. È una cosa meravigliosa, è come se stesse facendo un mosaico meraviglioso, per cui ha sviluppato un piano inimmaginabile. Primo, un piano, ma lei stessa poi delinea le tappe di questo piano, dice fino ai primi 3 anni, poi dal 1984 un altro periodo, cioè lei stessa nei suoi messaggi delinea le tappe che ha realizzato, il suo progetto. Il primo progetto che la Madonna ha preso in mano è stato quello di risvegliare la fede e di rinnovare la Chiesa. Un progetto che ha portato avanti lungamente nel tempo, fino ad oggi, e quindi i primi 3 anni ha risvegliato la fede, poi ha incominciato, con i messaggi dei primi 3 anni sono bellissimi, anzi probabilmente scriverò un libro proprio sui primi 3 anni, perché i messaggi dei primi 3 anni sono fra i più vivaci, perché erano come un parlare con i veggenti, no? E ci sono anche le affermazioni più impegnative nei primi 3 anni, come quella che vi ho detto prima della Russia, eccetera, ma anche quando la Madonna dice: queste sono le mie ultime apparizioni sulla terra, non verrò più dopo a chiamare l'umanità alla conversione. Insomma, i primi 3 anni sono fondamentali. Poi la Madonna ha incominciato a formare la parrocchia con un programma ben preciso, in modo tale che tutti quelli che vengono, convertitevi voi dalla parrocchia, in modo tale che tutti quelli che vengono qui si convertano a loro volta. E così si è aperta la stagione dei pellegrinaggi. Di questo rinnovamento della Chiesa, fondato
sulla preghiera. Cioè la Madonna ha aiutato la Chiesa e l'ha rinnovata attraverso la preghiera, col pregate, pregate, pregate. Ma non una preghiera qualsiasi, certamente la preghiera del Rosario, certamente la preghiera in famiglia, ma soprattutto la preghiera per eccellenza che è l'Eucaristia, che è la Santa Messa. Per cui la messa quotidiana della sera a Međugorje è il punto chiave della vita parrocchiale e in questo modo ha organizzato, come dire, il rinnovamento della Chiesa, dei sacerdoti, che come sapete è il santuario più frequentato dei sacerdoti, che hanno, come si dice, conservato e fatto venire la preghiera e quindi anche la fede in un tempo di grande apostasia. Diversamente l'inverno, come si dice, l'inverno della fede che abbiamo trascorso negli anni passati avrebbe distrutto tutto, tutto avrebbe distrutto, questo vento satanico dell'incredulità. E ha portato avanti questo rinnovamento della Chiesa, lo porta avanti, ma nel medesimo tempo la Madonna ha pian piano realizzato un piano straordinario che è la continuazione, vorrei dire, è la realizzazione di ciò che la Madonna ha promesso a Fatima. Cioè Madonna a Fatima ha promesso che alla fine la Russia si sarebbe convertita, cioè la Madonna ha preannunciato l'apostasia e quindi la grande apostasia del comunismo sovietico nel mondo, l'ha preannunciata a Fatima quando non c'era ancora niente, cioè 1917 il comunismo non si era ancora neanche affermato, si è affermato un po' più tardi. E quindi la Madonna in tutti questi anni, lei dall'inizio, con il risveglio della fede, ha creato un movimento spirituale per cui il comunismo è collassato da solo, è collassato come una grande pianta che non ha più la linfa dentro, non aveva più le motivazioni, non aveva più gli ideali, non più le persone appassionate, ed è crollato. Quindi la Madonna ha portato avanti questo piano e lo porta avanti. Tu vedi in questi 35 anni questo sviluppo straordinario di questo piano per la salvezza delle anime e per la pace nel mondo. Quindi questi grandi scenari ti mostrano come al di là delle persone che passano, io guardo, quando penso a quante persone sono passate a Međugorje, no? I frati, e pensa a quanti anni c'è stato Padre Slavo, poi tutti gli altri passano, e tutto, insomma è stato un girotondo che non finisce più, di bravi operai della Gospa che si sono impegnati, quante belle figure in questi anni che sono, non si finirebbe più di ricordarle, no? Però tutte pian piano sono andate, tornate alla casa del Padre, ma la Madonna ha con coerenza incredibile ha portato avanti in tutti questi anni il suo piano di rinnovamento della Chiesa e di salvezza del mondo. Ma scusate, in testa a chi stava questo piano? Chi pensava a questo piano degli uomini? Chi? Qui siamo di fronte a un piano straordinario che riguarda, non so se mi spiego, la salvezza eterna delle anime e la pace nel mondo, con tutte le fasi storiche che noi abbiamo vissuto e che la Madonna ha accompagnato. Se voi leggete i messaggi del 1991, quando crollò l'impero sovietico, rimanete sbalorditi. Come la Madonna incominciò a gennaio a dire attenzione che Satana vuole distruggere non solo la vita della natura ma anche il pianeta, chiedo le preghiere, chiedo il digiuno. Cioè è stato una, come la Madonna ha portato avanti questo piano, ma questo piano stava nella testa di chi secondo voi? Nella testa di chi? Dei veggenti? Ma perché sono dei poveretti? I veggenti sono dei poveretti che neanche loro sapevano quanto duravano le apparizioni, neanche sanno quanto dureranno. Questo piano stava nella testa della Madonna, ma non solo stava nella sua testa, l'ha realizzato. Ma chi poteva realizzarlo? Soltanto lei poteva realizzarlo. Solo lei poteva realizzarlo. Ma pensate che Međugorje come Cartago dell'Enda Est, no? Dei Romani, cioè Cartago ne va distrutta. E così, sia le autorità comuniste, sia quelle religiose,
locali avevano in programma di distruggere Međugorje. Cosa hanno realizzato? Zero. E chi ha difeso? Chi ha difeso Međugorje? La Madonna. Cioè lei ha elaborato tutto, ha fatto tutto, ha realizzato tutto col nostro aiuto. Con l'aiuto di chi credeva, pregava, ubbidiva, si dava da fare. Questo è dunque è un piano che non è affatto finito, è, come si dice, on work, è nello pieno svolgimento, è nel pieno svolgimento e che non è, deve ancora passare per la strettoia, come io dico, deve passare questo piano non è ancora arrivato al passaggio del Mar Rosso. Perché se arriverà al passaggio del Mar Rosso, cioè l'umanità deve passare il Mar Rosso, cioè deve lasciare dietro il faraone e l'impero delle tenebre, l'impero del male che oggi domina il mondo, e deve con coraggio, con lei che è il nuovo Mosè, deve andare al di là del Mar Rosso e il popolo di Dio passerà il Mar Rosso, che è il tempo dei dieci segreti. Il popolo di Dio passerà il Mar Rosso, ma l'impero delle tenebre annegherà nelle acque. Questo è questo piano che ha come sbocco finale la terra promessa, cioè il tempo di pace per tutta l'umanità. Questo che vi dico sembra qualcosa di appeso per l'aria, ma in realtà è una cosa che è cresciuta in chiarezza, in intensità, in, come si dice, proprio come qualcosa che stiamo realizzando noi con la Madonna, e che comunque sta arrivando alla, diciamo così, all'obiettivo verso il quale la Madonna vuole arrivare. Cioè, come lei ha detto, se voi accogliete Gesù, già su questa terra godrete un pezzetto di paradiso. Capito? Questo lo sta portando avanti, ma come si dice, guardate che se guardiamo dietro, quello che la Madonna ha fatto, ma ha dell'incredibile, cioè ha capovolto il mondo la Madonna, ha fatto crollare il più grande impero del male che esistesse, che conquistò mezzo mondo. Quindi questo è quello che ha fatto, ci rincuora molto su quanto farà, e farà col nostro aiuto. E dunque stiamo appunto facendo il, diciamo così, le grandi linee di quello che la Madonna sta facendo, e vorrei adesso soffermarmi su un aspetto che a mio parere non può essere sottovalutato. Cioè la Madonna, da quando è a Međugorje, ha sviluppato la più grande opera di evangelizzazione che mai ci sia stata nella Chiesa. Questo è un fatto. Cioè, voi non avete l'idea come ogni volta che la Madonna dà il messaggio, questo messaggio corre veloce su tutta la terra. È una cosa incredibile. Cioè, la Madonna in tutti questi anni, ma soprattutto incominciando dal 1984, da quando ha cominciato a dare messaggi regolari alla parrocchia, prima tutte le settimane, poi una volta al mese, poi con Miriana per i non credenti, queste parole della Madonna, che lei dice sono preziose, parole di cui lei ha detto ci chiederà conto, parole che lei ha detto sono eterne, l'ultimo messaggio che ha dato la Madonna, non sono parola di Dio, sono parola di Maria, che però è la sede della sapienza, è la madre del Verbo. Mi limito a dire, sono la più bella spiegazione e applicazione alla vita nostra del Vangelo che mai ci sia stata. D'altra parte mica sto vendendo una merce, eh? I messaggi della Madonna li leggete? Leggeteli. Io rimango stupito, cioè non li capisco, voglio dire, vorrei capire di più. Sono d'una,
di una dolcezza, di una profondità, ma nessun teologo, nessuno al mondo ha mai parlato così. Voi pensate che io, dicevo, ci sono due libri che mi piacciono, L'imitazione di Cristo, a parte il Vangelo, la Sacra Scrittura, perché quella siamo nell'ambito del divino, ci sono due libri che mi piacciono, L'imitazione di Cristo e I messaggi della Madonna, però adesso che al mattino con l'omaggio sento L'imitazione di Cristo, ma per carità, un messaggio della Madonna vale tutta L'imitazione di Cristo, è una cosa che non si può descrivere, cioè queste sue parole, pensate, non ce le dice direttamente, ce le dice attraverso dei ragazzi ignoranti che neanche loro li capiscono. E in tutti i messaggi che la Madonna ha dato non c'è una parola fuori posto, non c'è un errore, non c'è un'eresia, non c'è qualcosa che non sia chiaro. È un miracolo incredibile. Fra l'altro, in perfetta lingua croata, non è che l'avesse inventata lei la lingua. Allora, ditemi voi, scusate, i messaggi da chi ci arrivano? Ci arrivano da Maria e da Miriana adesso e da Iva. Questi ragazzi li conosciamo bene chi sono, non è che non li conosciamo. Sono al di là della loro portata. Alcuni dicono, ma ci sono anche altri che hanno i messaggi della scrittura automatica. Ma guarda, sono tutte cavolate, perché la Madonna è la Madonna, ci parla come una mamma, ci parla come una madre. Ha ragione Papa Francesco quando dice, la Madonna usa il linguaggio della famiglia. Usa il linguaggio della famiglia e comunque non c'è mai qualcosa fuori posto, qualcosa di stridente, di inopportuno. Io mi ricordo che una volta, in un'apparizione molto... che c'era qui in Italia, era molto dibattuta, e andò a finire anche in tribunale, no? E mi ricordo che, siccome anch'io dovevo andare in tribunale per fare una testimonianza, ero stato convocato per fare una testimonianza su un messaggio di Medjugorje, non è che... Però ebbe l'occasione di parlare con l'incaricato del Vescovo a studiare questo fenomeno. E mi ricordo sempre che era un uomo di molto buon senso. Mi disse, vede Padre Livio, se una botte ha un buco, tutto il vino esce fuori. Allora, nei messaggi che ha fatto la Madonna in queste apparizioni qui, dice, c'è un buco nero da cui esce fuori tutto. E cioè, la Madonna in un'apparizione ha parlato male di una persona. Il che ti mette in rovina tutto. Perché la Madonna non parla mai male di nessuno. Sì, i miei figli non credenti, eccetera, eccetera, ma no, non parla mai male di una persona, capito? Era il famoso buco della botte che faceva... Tu, come sei di Medjugorje, non c'è nulla, è un'evangelizzazione capillare che arriva in tutto il mondo e che tiene salda la gente semplice nella verità, nella Chiesa, nella comunione della Chiesa, la tiene salda la gente e la fa crescere nella comunione della Chiesa. Quindi queste vi ho accennato a questi tre componenti che a mio parere sono molto, molto convincenti, cioè il tempo che passa rende le apparizioni sempre più attuali. Si sviluppa un piano meraviglioso che è un piano che si realizza, cioè la Madonna non si limita a fare le profezie. Capito come fanno i profeti? Ho visto, succederà, farà, ma sì, ma metti il tuo paio d'occhiali che vedi meglio, eccetera, eccetera. No, la Madonna, le profezie le realizza con noi. Cioè, lei ha fatto crollare l'impero sovietico e ha evitato una guerra mondiale con la preghiera e il digiuno della gente. Cioè, lei realizza, capito? Realizza quello che vuole... Gli obiettivi che vuole raggiungere, lei li anticipa e li realizza con noi. E questa è la bellezza, perché ci coinvolge nel suo piano, capito? Che si realizza più o meno velocemente a seconda se noi rispondiamo o non rispondiamo. E poi, l'argomento, diciamo così, più importante è quello dei frutti. Cioè, sono le conversioni. Cioè, Medjugorje veramente ha cambiato...
la vita a milioni di persone e anche a migliaia di preti. Ha cambiato la vita. Cioè le persone che sono arrivate e lì a Međugorje succede un fatto che comunque tutti l'abbiamo condiviso. Cioè uno che va a Međugorje, a meno che non sia proprio distratto o che sia un cuore duro, sente che c'è la Madonna. Sente che la Madonna è presente. Scopre di avere una madre. Gli si risveglia la coscienza. Capisce di essere stato chiamato. Capisce che deve cambiare vita. Questo è una realtà che riguarda quasi tutti i pellegrini. E questi sono frutti che si hanno, possiamo dire, sì, per carità, le conversioni sono dappertutto, ma lì la Madonna l'ha detto, io qui, la Madonna non parla mai a vanvera, quel che dice fa, io qui do particolari grazie di conversione. Ha detto, qui do particolari grazie di conversione, la conversione è il messaggio più importante che ho dato qui. La conversione è il più grande miracolo che esista sulla terra. Molto più grande di un morto che risuscita. Cioè un morto che fosse già marcio e risuscita, mi commuove di meno di una persona che ha il cuore indurito e che non crede, ma che a un momento ha le lacrime della compunzione e si apre alla grazia. Questo è un miracolo che è una cosa che commuove, perché tu vedi la potenza di Dio, l'amore di Dio, e vedi anche che nel cuore delle persone c'è Dio, che lavora, e tutto questo, ma a Međugorje le persone che, io non conto più le persone che hanno cambiato vita, io sono uno di quelle, non perché non credessi, però devo dire che da allora, da quando sono andato a Međugorje, no, io di, cioè, voglio dire, non è che, come si dice, ma dov'è la strada? No, cioè, sono stato, come dice Paolo, afferrato, no? Da Cristo, afferrato dalla Madonna, cioè, non, ho capito, cioè, in un lampo ho capito che quello che non avevo capito studiando, perché le cose di Dio si capiscono non studiando ma pregando. Non studiando ma pregando. Ecco, quindi questa grazia della conversione è una linfa vitale che sta rinnovando la Chiesa. Non per niente Međugorje è chiamato appunto il confessionale del mondo. E adesso però, quello che vorrei, cioè dobbiamo dare anche un senso, un frutto a questa mia testimonianza. Ci ho fatto una testimonianza personale, perché credo a Međugorje, per avuto delle grazie speciali, perché comunque la mia presenza lì sempre costante e di conoscenza eccetera, perché anche i frati, no, scusate, non è per dire, ma i frati in tutti questi anni sono cambiati tutti, i giovani che arrivano neanche sapevano come, non sa niente, i giovani che arrivano, i frati giovani che arrivano a Međugorje non sa niente, cioè la memoria storica è fondamentale. Cioè la memoria storica di chi è stato lì fin dal principio, insomma, la memoria storica dei veggenti, la memoria storica del gruppo di Ivan, perché la Madonna ha coltivato e coltiva ancora il gruppo di Ivan dai primi anni, se non mi ricordo più esattamente, questo gruppo a cui la Madonna appariva due volte alla settimana dopo le altre apparizioni, questo gruppo che era un gruppo abbastanza numeroso di 20 persone, e che sono diventati grandi, sono padri di famiglia, hanno i loro figli. E io una volta ho detto a uno di loro, ma scusa, ma perché la Madonna ha voluto costruire questo gruppo qui? Questo gruppo qui? Non ci sono già i gruppi parrocchiali. Perché la Madonna ha voluto fare questo gruppo di preghiera? E guarda la risposta che mi ha dato, non me l'aspettavo. Perché la Madonna ci ha voluti qui, in questo gruppo, e ci ha voluti coltivare proprio specialmente in un modo speciale, perché tutti i messaggi che
che ha fatto al gruppo Ido sono bellissimi, sono come lei ha condotto questo gruppo per anni e anni e anni. Sapete perché? Perché la Madonna vuole che in futuro ci siano i testimoni di questa storia grandiosa, i testimoni che fin dall'inizio hanno ascoltato, hanno vissuto e portino avanti questa testimonianza nel tempo, capito? E quindi anche quando c'è questo gruppo fanno con i loro bambini. È importante tutto questo perché si crea